C'è un'altra buona notizia per la nostra città, per San Salvo, per i sansalvesi, per i bambini più piccoli. Sapete che c'è un lungo lavoro che parte da lontano, che riguarda proprio la sicurezza scolastica, l'edilizia scolastica, la sicurezza dei nostri bambini. È appunto un percorso che parte da chi mi ha preceduto e oggi possiamo portare a termine tanti altri progetti. Sono qui proprio con lei, con Tiziana Magnacca, l'attuale Presidente del Consiglio, oltre che con il mio Assessore ai Lavori Pubblici, Eugenio Spadano, e vorrei che la notizia la desse proprio lei ai nostri cittadini. Tiziana. Sì, finalmente, grazie Sindaco, finalmente vediamo concretizzato il finanziamento che avevamo ottenuto per l'abbattimento e il rifacimento di tutto il plesso di Sant'Antonio. Quindi la scuola dell'infanzia e la scuola primaria verranno abbattute e integralmente rifatte. Non solo, ma accanto all'edificio avremo anche finalmente una palestra adeguata per i bambini e il massimo dell'efficientamento energetico che consente sia il rispetto dell'ambiente e sia maggiori risparmi per il comune e quindi per i cittadini. Questo che era un progetto finanziato di cui spesso abbiamo parlato è diventata realtà, è diventato concreto perché finalmente l'altro ieri abbiamo ricevuto la convenzione che ci permette a questo punto di andare in gara e eseguire i lavori per i quali lavorerà con grande lena, come siamo sicuri, il vice sindaco di San Salvo, attuale assessore ai lavori pubblici, Eugenio Spadano.